Bella ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo tornati su Fallout e siamo nel Volto 81 perché ho appena parlato con la sovrintendente e mi ha detto che un bambino del Volt è stato morso da un ratto talpa e a quanto Allora, pare hanno bisogno di preparai me. qualche torta? Ho Chi è che sentito che parla? Alexis Fai ti ha attenzione promesso di agli andare interventi a di casa. So manutenzione. che a te non Qui non piacciono finiscono questi mai. bambini. Perché devo andare? Ah, è come qui. Ok, ecco qui l'ascensore. Comunque, ho fatto purtroppo parecchie cose dallo scorso episodio. Ho fatto esplodere la confraternita d'acciaio. Sì, la missione principale del gioco praticamente l'ho fatta io alla fine, senza farla vedere a voi, tanto la conoscete già. Su, volevo un po' giocare, che non ho avuto tempo di registrare, ma solo di giocare un pochino. E quindi mi spiace, ma ho saltato un bel po' di missioni. Sono andato in giro Era da parecchio comunque. che non mi capitava di vedere un Ma altro state mistero. tranquilli, DLC, tutti i DLC, Nuka World e gli altri, li Non facciamo. pensavo che ti avremmo rivisto. Aspetta, ma no, dovevo andare qui, dovevo restare su, sono stupido. Che non ho messo la missione attiva probabilmente. No, non ce l'ho. Non ho la missione, perché? Perché non mi ha messo la missione? Boh, riproviamo ad andare dal sovrintendente, strano. Strano che non mi abbia messo la missione. Capisco Povera perché. Priscilla, da quando Austin è stato morso non è più in sé. Cos'è? Ah, ecco, adesso me l'ha messo. Fai Quel tuo visita ad mister Andy Austin sembra alla messo clinica. decisamente meglio del vecchio Rusty. Sono felice di rivederti. Ah, ecco qui, me l'ha messa in varie, vai. Perfetto. Per Oh. fortuna il Commonwealth non ha ancora avuto la meglio su di te. Grazie, grazie. Deve essere da questa parte. Qua sotto. La clinica, eccola. Devi fare qualcosa, Jacob. Sto eseguendo i test il più rapidamente possibile, Priscilla. Non posso curare Austin se prima non so da quale infezione è affetto. Dottor Forsythe. Non ora, Bobby. Per quanto riguarda te, dovrai aspettare il tuo turno. Abbiamo un'emergenza. Austin è stato morso da un ratto talpa. Non basta sapere questo, Jacob. Non possono esserci così tante malattie o tossine legate ai ratti talpa. Rachel sta esaminando il ratto talpa. Spero che possa scoprire qualcosa. Questi non sono normali ratti talpa. Chissà che genere di malattie possono trasmettere. Dato che solo un bambino, l'infezione si sta diffondendo rapidamente. Dottor Forsythe, per favore, forse ho trovato qualcosa che potrebbe aiutare Austin. Bobby! Aspetta, Priscilla. Che c'è, Bobby? Beh, sapete quella porta che ha trovato Austin? L'ha trovata per colpa mia. Là dentro Ah. ci sono i miei oggetti personali e lui mi ha visto mentre li prendevo. Le tue droghe, vuoi dire? Arriva al dunque, Bobby. Cos'hai trovato lì? Beh, sembra che ci sia un altro Volt là dentro, anche se mezzo rovinato e crollato. Là c'era un terminale. Così ho cominciato a curiosare un po'. C'erano delle note e alcune indicazioni su come si possono usare i ratti talpa come colture per virus. Però c'era scritto che li hanno usati anche per preparare vaccini e medicinali. Un volto segreto. Buon Ah. Dio, non avevo mai sentito nulla del genere. Bobby, sei un genio strafatto. Da qualche parte là dentro potremmo trovare la cura per la malattia che il ratto talpa ha trasmesso ad Austin. Salve, dottor Forsythe. Ehi tu, che ne dici di fare un favore al Volto 81 e magari di salvare la vita di mio figlio? È tuo figlio quello là, ma tu sei vecchia. Vabbè, sì. Sarei felice di essere d'aiuto. Speravo di poter contare su di te. No, Bobby ti cos'è mostrerà successo? dove Sta tiene il suo rompendo tutto. nascondiglio segreto. È possibile che ci Cotsworth, sia una cura aiuto. per Austin lì dentro da qualche parte. Se la trovi, portala al dottor Forsythe. E ti prego, fai presto per il bene di Austin. Seguimi. Ti seguo, vai. Fai attenzione ai ratti talpa lì dentro. Se hanno infettato Austin, potresti correre lo stesso rischio. Sì, a me non fanno niente i ratti talpa. Dov'è? Dov'è? Che dobbiamo andare. Chi è questa? Non dimenticarti cosa ti ho detto. Se mi fa finire nei guai, non avrà neppure il tempo di pentirsene. Ah, sì, tuo fratello. Ehi!
Ah, ecco. Ma qua cosa c'è? Da questa parte. Niente che io possa rubare, purtroppo. Qui. Volto 81 segreto. Wow. Figa sta missione. Spero non ci richieda troppo tempo, perché non credo di poter fare un video più lungo di mezz'ora, dato che ne ho già un altro salvato e la memoria è quasi piena. Cos'era? Prepari... Mi sa che dobbiamo preparare l'arma. Allora, qui controlliamo bene ovunque che non ci sia qualche roba da pigliare, che probabilmente ci possano essere statuine o robe belle qua, eh. Qui, per esempio. Bottiglia vuota. Qua niente di che. Di certo intendeva lasciare quella roba dove l'ha trovata, vero? No. Io prendo tutto. Qua non c'è niente. Ok. Saliamo su allora. Andiamo. Ah, madonna! Andiamo! Ho una mira di merda, scusatemi, eh. Davvero un bello spettacolo. Ci pigliamo tutto, ovviamente. Ce n'è un altro. Qua intanto io prendo un po' tutto adesso, tanto poi mi vado a svuotare l'inventario, quindi adesso cerco di prendere tutto il più possibile di robe. Sta luce fa poca luce. Qua niente di utile, c'è un terminale però. Munizioni 10 mm, fammi caricare a proposito. Qui aggiornamento. Arrendolati talpi, finalmente abbiamo... Vabbè, queste qui sono note che non mi interessano. Produzione siero. Stavano creando un siero per la guarigione, no? Ora, altre munizioni 10 mm. Aia! Allora... Aia! Che non la vedo, dov'è? La resistenza continuata. Oh oh oh. Caro mio robottino. Voilà, caro mio robottino. Qua? Sveglia, la prendo perché sono materiali. Matite, sono pur sempre materiali. Munizioni 10 mm. Vorrei esplorare tutto senza lasciarmi nulla indietro. Tipo qui. Controlliamo ovviamente ovunque, eh? Per esempio qua. E cos'era? Vedete che c'era qualcosina. Ancora un po'. Ancora un po', per esempio così. Ancora leggermente. Aia. Allora forse un pochino di meno, to così. Un po' di più. Così. Ok. Sì. Vabbè, ho perso una forcina per un Radaway. Vabbè, sì che ne abbiamo, occhio. Aia. Attenzione, se pensavi di poterti nascondere da me, ti è andata male. Magnifico. Voilà. Qua c'è un Protectron, scusate. Munizioni della torretta. Di qua cosa c'è? La mensa. Fatemi mettere questo.
Questo è buono, eh. Ah, intanto prima di entrare nel vault ho comprato una nuova arma, questa qui, una mitragliatrice che è tipo bellissima. Poi la modificheremo per renderla ancora più forte. Qua non c'è niente, andiamo di qua. Controlliamo che niente. Qua. Oh, prendiamo tutti i materiali che possono servire. Aiuto, mi stavo andando un pochino a schiacciare contro le scatole. Devo ricordarmi di parlare leggermente più forte. Qualche cesta stratera ci sarà sicuramente qualche ratto talpa, è stato a vedere. Sono sicuro. No, sto non ce n'è. Boh. Ecco. Sparo Appunto. addosso, soltanto un graffio. Dovrei essere colpito. Cos'è stato? Bella come arma, ma preferisco questo. Chi Uscite è? a combattere, sono scappati. Fammi pigliare tutta sta roba. Tutta la carne, che poi ci facciamo le bistecchine. Altri sì, qua un altro. Ok. È che non so proprio che arma usare, ragazzi. Sono un po' indeciso, cioè non lo so. Ne ho tante di armi, quindi non saprei quale usare. Aspetta, il mio fucile dov'era? Questo era. Ok, sì, questo. Di Qua. certo si sta esagerando. Probabilmente domani Austin tornerà a giocare. Esagerato o no, dobbiamo fare il possibile Chi per è? lui. Cielo, Non so che stavolta è che fare. non aveva Neanch'io, scrupoli, eh? Priscilla. Perché Ossessare proprio questi lui? È poveracci solo un criminali bambino. in un Se la caverà. laboratorio. Vedrai. Ah, sentivo parlare quelli di là, nell'altra parte del vault. Pacchetto di sigarette. Immagino che sarai felice. Ora potrai rimproverarmi quanto vuoi mentre io sono bloccato qui. Oh, ma certo, Holt. Ruota sempre tutto intorno a te. Non pensi mai a quello che provano gli altri. Tua figlia potrebbe ammalarsi. Cos'è? Come Ah, altra ospiti. cosa. E tu ti lamenti di trascorrere del tempo con la tua famiglia. No, dai, non c'è bisogno di stare lì. Sei così occupato, Holt? Hai così tanto da fare? Per favore, spiega a Erin perché le tue necessità sono più importanti della sua sicurezza. Lasciamo perdere. Idiota. Giù la testa, signore. A quanto pare hanno deciso che eravamo troppo pericolosi. Dove sono? Tu e il tuo staff dovrete Fuggiti, assicurarvi che spero. tutti gli abitanti siano sotto stretta osservazione medica. Ho capito. Boom. Niente ma, è per il bene del mondo. Non possiamo rischiare la diffusione di... Ratto talpa. Carica, carica. Oh, lì uno. Uno fosforescente. Vai su, toglielo di mezzo. Scusate se non parlo molto, che non so che dire, cioè, in questa missione. Tanti ratti talpa ci sono. Fatemi ricaricare. Voilà, tutto quello che possiamo prendere. Dobbiamo scendere di qua. Voilà, grazie per i suoi materiali. Qua. Dopo, prima vediamo qua dietro, niente di interessante. Aspetta, no. Steam perché Radaway. Immagino che questo fuoco stia mettendo a dura prova la sua resistenza.
Più o meno. Non più di tanto. Qua ci sono. No, che c'è un frusaglia? Che c'è un frusaglia? Sono utili. Tutto è utile. Qua? Faccio schifo, non ho mira con quest'arma. Oh, sbagliato, ok. Di qua? Qua nulla di che, un bicchiere, poi freghiamoci il bicchiere. Qua? Difficile, dentro là ci deve essere qualcosa di buono, un po' di munizioni spero, vai. Leggermente in giù? No, era leggermente in su, così forse. Ancora un pochino di più. Aia. Ok, è stato facile, dai. Bene. No, ho preso la pistola, vabbè. Livello 42. Comunque, proseguiamo. Di qua si sale. Qua c'erano tutte le celle. Oh. Ora. Cos'è? Password? Qua sono, vabbè, un sacco di cose che non mi interessano. Ho sbagliato, cazzo. Dai, perché smette a fare gli autosalvataggi? Qui fammi rubare tutto, tanto. Aspetta. Qua ci siamo, qui ci abbiamo già guardato, forse. Qua c'è una porta. Comandi della porta, apri porta. Un'altra persona estranea. Sei della sicurezza della Voltec. Ti aspettavo da molto tempo. E tu chi sei? Sono un Contagions Vulnerability Robotic Infirmary Engineer. O per meglio dire, Curie. Gli scienziati umani mi chiamano Curie. O per meglio dire, mi chiamavano così quando erano ancora in vita. Ti ripeto una domanda. Sei della sicurezza della Voltec? In realtà no, quindi no. Ti sembro della sicurezza della Voltec. Bah. Sono passati molti anni. Chissà come sono ora le uniformi. In effetti i tuoi abiti sono un po' sporchi. Ma non tutti apprezzano nel dovuto modo l'igiene e la pulizia. Sono lieta di comunicare che ho completato i miei incarichi primari 83 anni fa. Migliaia di agenti patogeni si sono sviluppati nei ratti talpa. Poi è stata sviluppata una singola cura ad ampio spettro in grado di curarli tutti. Si è trattato di un lavoro gratificante, durato decenni. Ora spero che tu abbia l'autorizzazione necessaria per consentirmi di lasciare il laboratorio. Ok. Ah, certo che ho l'autorizzazione. Puoi andare. Fantastico. Avevo quasi abbandonato le speranze ormai. Ti apro la porta. Grazie, molto gentile. Statuetta. Ci siamo. Bello. Ti consegno la cura ad ampio spettro che ho sviluppato. Se osservi un codice equivalente al mio giuramento di Ippocrate digitale, ti chiedo di usare subito la cura per prevenire inutili sofferenze. Però devo avvisarti che ne è rimasta una sola dose e che non potrò sintetizzarne altre. Ah. Questa è la cura, ok. Se non c'è altro, sono impaziente di andarmene. Ok.
Qua? Cosa c'è? Questa è la ricerca, il personale. Vabbè, niente di è così interessante per me. Scatola di forcine, dov'è Cotsworth? Cotsworth. Secondo le norme della società è d'obbligo una risposta. Grazie per la cura. Spero che grazie, questa grazie. Cura riesca ad aiutare qualcuno che ne ha bisogno. Ora spero di poter proseguire la mia ricerca scientifica. Sì, dato sì. Che il mio incarico qui sia concluso, ti seguirò all'esterno. Ok. Posso parlare con Cotsworth? Ehi, aspetta lì. Sì, ti devo dare tutti i miei materiali. Tutte queste cose qua che non mi servono, così mi libero un po'. Ti do anche sta pistola qui che non mi serve. Queste due qui che non mi servono, il vincente che non mi serve. Pistola gamma. Pistola gamma, allora, dov'è che si esce? Di qua. Ascensore, ok, andiamocene. Quindi abbiamo la cura per il ragazzino, abbiamo anche un altro Cotsworth, cioè non è un Cotsworth, quello lì è Curie. Che io non mi porterò dietro perché sapendo già che lei esisteva, so che non fa nulla, non ti aiuta in combattimento, quindi cosa me la porto a fare? Fatemi uscire! Serve un terminale. Ah, ecco qui. Comandi la porta, apri porta, su. Secondo Calvin, vorrei andarmene soltanto per smetterla di lavorare. Chissà, forse ha ragione. Qui dentro finirò per lasciarci le pelle. Sì. Dov'è? Dobbiamo andare assolutamente da quel bambino prima che muoia. Chi gestisce il laboratorio idroponico? Ehi, la cosa ti interessa? Potrebbe d'aiuto? È stimolante viaggiare con te. Stimolante cosa, non abbia fatto nulla. Ma Cotsworth, eccolo di Cotsworth. Vediamo un po' se riusciamo ad uscire. Quanto tempo ci mette? Cioè, grazie, dobbiamo andare. Resta di qua. Lontano dai guai. Aspetta, ma la missione perché non me la aspetta? Ok, eccolo qui. Chiedo scusa, dottor Forsythe. La cura. L'hai trovata. Sì. Tieni, prendi la cura e usala sul ragazzo. Una sola dose? Spero che funzioni. In caso contrario, non resterà nulla da analizzare per poter riprovare. Speriamo che funzioni. Ho saputo del tuo ritorno. Scusa, soprintendente. Il dottor Forsythe sta facendo il possibile, ma non sappiamo se sarà sufficiente. Dai, dagli la... dove gliela dai? Nel culo. Non dovrebbe volerci molto. Cosa? Dove sono? Sei alla clinica, Austin. Eri molto malato. Questa persona, proveniente dal Commonwealth, ti ha salvato la vita. Davvero? Cavolo, grazie! Ero davvero preoccupata per te, Austin. Si può sapere come ti è venuto in mente di andare in un posto come quello? Non succede mai niente di interessante qui. Volevo soltanto vedere cosa c'era là dentro. Beh, se non fosse stato per questa persona, potevi morire. Grazie. So che hai fatto dei sacrifici per aiutarlo. So che il dottor Penske ti sarà riconoscente. Da parte mia, vorrei darti questa siringa. Ormai cos'è? Sono anni che ce l'ho e non mi è mai capitato di usarla. Non è la sola. Tutto il Volt ti è riconoscente. Vorrei assegnarti una stanza qui nel Volt. Un luogo in cui potrai sentirti a casa. Si trova nella sala principale, sulla sinistra, quando esci dall'ascensore. Grazie di nuovo. Posso andare? Spero che la sistemazione sia di tuo gradimento. Volevo ringraziarti di nuovo. Ho fame.
Nonna dice che quando si parla di cibo... Buco nel muro, abbiamo completato la... Credo sia doveroso ringraziarti per il ruolo che hai svolto nel mio salvataggio. Ho trascorso tutta la vita in questo vault. Ho analizzato e appreso tutto quello che c'è da sapere qui. Quindi ora devo vedere il resto del Commonwealth, consultarmi con gli scienziati, raccogliere altri dati per verificare le mie ipotesi. Dopo le bombe, il Commonwealth è un po' a corto di ricercatori scientifici. Ma sicuramente ci sono ancora uomini colti nel mondo. Se non altro, ci sono dati. Vedo che hai già compagnia. Non voglio intromettermi, ma devo chiedertelo comunque. Per favore, monsieur, mi porteresti con te? Sì, magari dopo, dai. Forse dopo. Beh, allora continuerò ad aiutare qui. Ma se cambi idea, ti prego di venirmi a cercare. Se vuoi mangiare qualcosa di buono, vieni in mattinata al ristorante Sunshine. Vabbè, aspetta. Serve qualcosa, monsieur? Sì. Vorrei tornare a viaggiare insieme. In tal caso, mettiamoci in marcia. Ah, signorina Curie. Una sostituta davvero adeguata. Molto gentile da parte tua, Monsieur Cosworth. Arrivederci. Andiamo, Cosworth a Sanctuary East, ma adesso ce lo ripigliamo. Aspetta. No, Cosworth. Cosworth. Posso accompagnarla, signore? Sì, dai. Sì. Splendido. Ma guarda, Monsieur Cosworth, è un piacere rivederti. Altrettanto per me, Fury. Non preoccuparti. Controllerò che non si cacci nei guai. Così possiamo andare in Curie a Century Hills. Perfetto. Vada Curie, vada a Century Hills. No, non è da quella parte Century Hills. Vabbè, si teletrasporterà. Abbiamo fatto la missione, ragazzi. Direi che per questo video può essere tutto. Non abbiamo fatto molto, lo so. Io adesso andrò un po' avanti. Adesso mi voglio dedicare alla costruzione. Nel prossimo episodio, che registrerò comunque stasera, probabilmente, dato che ho un po' di tempo disponibile stasera, vi farò vedere che ho costruito qualcosa a Sanctuary. Voglio rendere Sanctuary una vera e propria città, dove tengo tutti i miei amici. Perciò, dai, poi inizieremo anche a fare i vari DLC, cioè tutti questi qui che abbiamo qua. A parte quello di Silver Shroud. Comunque, perciò, per questo video è tutto e a me non resta che dirvi ciao ragazzi!